Investigatori al lavoro per far luce sull'omicidio del commerciante di autoricambi Salvatore Nicosia, 39 anni, freddato ieri mattina a colpi di fucile nel suo negozio sito all'uscita di Vittoria in direzione di Santa Croce Camerina, a poca distanza dall'ex caserma dei Vigili del Fuoco che oggi ospita la Protezione Civile. Il team investigativo, coordinato dal magistrato Andrea Sodani della Procura della Repubblica di Ragusa e diretto dal dirigente del commissariato di Vittoria, Rosario Amorù, e da quello della squadra mobile di Ragusa, Antonino Ciavola, sta setacciando il passato della vittima e per tutta la notte ha sentito i familiari ed altre persone per verificare eventuali collegamenti con il feroce delitto avvenuto intorno alle 10 di ieri mattina, subito dopo l'apertura dell'attività commerciale ospitata in una vecchia rivendita di auto che da anni ha chiuso i battenti. I killer, molto probabilmente due, sono entrati in azione senza dare scampo alla vittima, prima colpita alla testa con un corpo contundente e poi freddato con due o tre colpi di fucile caricato a pallini al petto. Subito dopo sono fuggiti con il furgone di proprietà dello stesso Nicosia. Il veicolo commerciale è stato poi ritrovato nel tardo pomeriggio di ieri in una zona periferica non molto lontana dal luogo dell'omicidio. A scoprire il cadavere riverso in una pozza di sangue è stato un cliente che ha dato subito l'allarme al 113. La polizia scientifica sta raccogliendo quanti più elementi possibili per trovare qualche dettaglio, anche apparentemente il più insignificante, che possa essere ricollegato al grave fatto di sangue. Quello che colpisce maggiormente è l'efferatezza usata dai sicari per compiere il delitto, una vera e propria esecuzione in stile mafioso. Ma secondo gli inquirenti questo elemento non deve essere fuorviante nell'ambito delle indagini. Tutte le piste al momento restano quindi aperte e sulla base di eventuali elementi importanti il campo potrà essere ristretto. Salvatore Nicosia conduceva una vita apparentemente normale, conosciuto tra gli amici come Turi Mazinga per via del suo temperamento, era sposato ed aveva due figlie ancora di piccola età. Sul suo conto, agli atti del commissariato, risulta solo una denuncia per stalking presentata dall'ex moglie, denuncia che però di recente era stata ritirata. Praticava culturismo sportivo ed era conosciuto come una persona irascibile e litigiosa.